Cortina d'Ampezzo, il Natale è arrivato in anticipo con due regali, due importanti novità che segnano l'inizio di una stagione di grandi rinnovamenti. Si tratta di interventi strategici per l'organizzazione delle finali di Coppa del Mondo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino 2021, interventi fortemente voluti da Luigi Valerio Sant'Andrea, commissario di governo per la realizzazione degli iridati progetti sportivi. È entrata in funzione proprio il giorno di Natale, dopo un'estate fitta di lavori, la nuova cabinovia di Col Druchet, che sostituisce il primo tronco della storica funivia a freccia nel cielo, aperta nel lontano 1969 e smantellata la scorsa primavera dopo 50 anni di onorato servizio. Dedicata al grande alpinista ampezzano Lino Lacedelli, la pista, una variante di 1,5 km della principale Cinque Torri, sarà usata per le qualificazioni alle gare. A testarla per primo Enrico Ghezze, presidente del consorzio impianti a Fune di Cortina. Ecco il suo racconto in soggettiva. Eccoci qua, nel primo muretto, primo cambio di pendenza. Siamo sui 40 metri di larghezza. Possiamo ospitare fino a 3 tracciati contemporaneamente di gigante, oppure 2 super G o 3 slalom. Si tratta di una pista innovativa, la prima pubblica in Italia, completamente attrezzata per gli allenamenti. È infatti un luogo pensato per il training degli atleti anche oltre i mondiali. Dopo l'apertura e l'inaugurazione ufficiale domenica 12 gennaio, resterà infatti una legacy importante per l'attività agonistica giovanile di atleti e sci club. Un'altra novità significativa è l'apertura della Lacedelli e il nuovo sistema per il distacco controllato di valanghe a protezione del comprensorio le tofane. Le qualifiche partiranno da qui. Guardate che spettacolo.